Città Diversa aveva già proposto nel 2010 e nel 2015 un progetto realizzabile con costi e tempi veloci, un nuovo ospedale. Eravamo contrari alla localizzazione a Montenero Basso, ma eravamo per un ospedale nuovo, questo sì. Lo ripresentiamo oggi questo progetto, visto che Regione e Comune, questa volta, a differenza del 2010 e del 2015, sono tornati sulla nostra proposta, e cioè quella di fare un nuovo ospedale nella attuale area ospedaliera. La proposta nostra qual è? Fatta con un gruppo di lavoro di medici e di architetti, è quella di costruire un monoblocco a 5 piani, abbattendo un blocco non storico nell'attuale sede ospedaliera, e allo stesso tempo, sotto questo nuovo blocco, costruire un parcheggio per i 3.000 dipendenti e i visitatori dell'ospedale, in maniera da liberare intanto posti auto per i residenti a raso all'esterno della struttura ospedaliera. Nell'attuale edificio ospedaliero, invece, realizzare una città della salute con tutti gli altri servizi amministrativi, hospice, attività sociosanitarie sparse per il territorio, farmaceutica, formazione e quant'altro. Il tutto per costituire una cittadella sanitaria affinché gli operatori nel monoblocco e i pazienti, i degenti, eccetera, e tutti i visitatori e i pazienti e i degenti, eccetera, abbiano tutto a portata di mano nella sede attuale dell'ospedale, ma non solo nell'attuale struttura ospedaliera, ma nell'area dell'ospedale. Quindi un progetto che chiediamo che venga realizzato al più presto possibile, non si possono perdere altri anni preziosi, e soprattutto chiediamo un confronto con gli operatori, le loro organizzazioni professionali, le forze economiche, politiche e sociali, perché ci si metta intorno a un tavolino e si decida come procedere al più presto.